Polifemo è a Ginosa, presso l'Istituto Comprensivo Calò, nello specifico Scuola per l'Infanzia Giovanni Paolo II, una bellissima iniziativa, una delle tante organizzata dallo SPI CGL proprio con la finalità del rispetto dell'ambiente. Piantiamo il futuro, la piantumazione di 12 alberi dei 1000 complessivi previsti appunto dallo SPI CGL con la finalità appunto educativa, formativa per i più piccoli, partendo come l'esempio di oggi dai bambini proprio della scuola dell'infanzia. E quindi un'iniziativa che vede come dire, capofila lo SPI CGL con la collaborazione del comune di Ginosa, dell'Istituto Comprensivo Calò, del Centro Polivalente per gli Anziani di Ginosa e con la collaborazione della cooperativa Alima. Siamo con Giovanni Angelini, che è il segretario provinciale di Taranto dello SPI CGL. Dunque, da un comune all'altro, proprio per promuovere l'ambiente. Hai detto benissimo, è un percorso per tutti i comuni della provincia di Taranto. Noi vogliamo lanciare un messaggio, l'abbiamo già detto le scorse volte, il messaggio è ambiente, salute e vita. Attraverso la piantumazione dell'ulivo, è un albero mediterraneo che ha avuto e sta avendo dei problemi, ma noi vogliamo dire ai ragazzi che si parte da lì. L'ulivo ha le sue chiome verso l'alto, verso la vita, e le radici profonde nella terra. Ecco, ai bambini gli diciamo: abbiate cura del suolo, abbiate cura dell'ambiente, abbiate cura della vita. E per il vostro futuro, considerato che noi da bambini, io ricordo alla scuola elementare, mi portarono a piantare un albero, ecco, l'albero della vita. Questo è il messaggio che vogliamo dare noi ai ragazzi. Benvenuti a tutti voi, benvenuti da parte della dirigente che non è potuto essere qui per altri motivi. E cominciamo questa bella giornata. Della giornata della Vincenzo Caldarulo, quella in itinere già concordata, che ci vedrà protagonisti nel nostro territorio con più appuntamenti, almeno ce lo auguriamo. Questo è davvero molto importante. È iniziato a novembre, questo progetto meraviglioso vuole coinvolgere tutti i cittadini, tutte le scuole, a partire a sensibilizzare ovviamente prima i bambini, per far crescere loro con l'idea che un mondo migliore lo si può fare contribuendo tutti insieme con piccoli gesti che riguardano la salvaguardia dell'ambiente e il rimboschimento. Un albero, o diciamo due alberi per ogni bambino nato, visto che i bambini che nascono sono davvero pochi. Forse sarebbe da auspicare proprio questo. E niente, noi cominceremo in questa scuola a piantare gli alberi dell'olivo. Vede coinvolti i bambini di scuola primaria, le colleghe della scuola primaria, le prime della scuola Calò e della scuola Morandi. In seguito vedrà coinvolti altri bambini, altre classi di altri plessi e ovviamente questa scuola con tutti i bambini. Passo la parola a Vincenzo Calabrese, do il benvenuto alle istituzioni, poi vorrei l'assessore anche Romano Lippoli. So che c'è il segretario provinciale, è vero, e provvederà il signor Vincenzo Calabrese a fare gli onori di casa, Vincenzo Calvarulo, chiedo scusa, a fare gli onori di casa a tutti quanti. Angela Melchiorre, responsabile del plesso Giovanni Paolo II, presso cui appunto sta avvenendo la piantumazione degli alberi, una iniziativa che come appunto Istituto Comprensivo Calò avete sposato con entusiasmo. Certamente, siamo davvero felici di aver sposato tutti insieme questa iniziativa. Questa ovviamente ci vede coinvolti tutti quanti, tutti con le varie classi e tutti con tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo Calò.
veniamo, oggi sono presenti le prime la prima del plesso Morandi e la prima del plesso Calò. Poi ci sono le due sezioni dell'infanzia presenti qua e poi la ludoteca, perché il nostro plesso ospita anche la ludoteca. Sarà bello vedere, fatta la piantumazione, questi bambini che cresceranno insieme agli alberi, e la misura in cui cureranno gli alberi sarà la misura del rispetto e dell'amore per l'ambiente, i presupposti per creare un mondo migliore. È vero, questi sono i presupposti per creare un mondo migliore e noi siamo ben felici di contribuire a questo. Prendersene cura, piantare un albero, piantare una speranza, piantare il futuro e sapersene prendere cura. Questo è il nostro obiettivo, sono obiettivi semplici alla fine, ma che dobbiamo far nostri. D'altronde le grandi cose stanno proprio nelle piccole cose. È vero, siamo tutti consapevoli e dobbiamo essere solo tenaci nel persistere in certi obiettivi e nel raggiungerli tutti insieme come comunità. Buongiorno a tutti voi. Lo PI è sempre attento a tutto quello che succede e ci circonda. Non poteva rimanere indifferente alle problematiche che preoccupano il nostro presente e che inevitabilmente si proietteranno nel futuro dei nostri figli. Per questo stamattina, attraverso l'iniziativa Piantiamo il futuro, dagli anziani 1000 alberi per l'ambiente, poniamo l'attenzione sul valore della solidarietà tra le generazioni, sulla tutela del valore della solidarietà tra le generazioni, sulla tutela della salute e dell'ambiente, sulla tutela sociale, sulla sicurezza. È importante quindi non dimenticare che i bambini di oggi saranno i cittadini di domani. E questo progetto propone infatti di utilizzare i luoghi di formazione. Per questo siamo qui nella scuola Plesso Scolastico Comprensivo Calò e ringrazio il dirigente scolastico affinché tutti insieme si contribuisca completamente alla crescita e allo sviluppo di un tema molto importante, quello dell'educazione alla sostenibilità dell'ambiente. Ecco perché lo PCDF lancia questa campagna Piantiamo il futuro, dagli anziani 1000 alberi per l'ambiente. Laura Bongermino, segretaria della Lega SPI CGL di Ginosa e Marina di Ginosa, una iniziativa che vede una fantastica unione tra le generazioni, tra gli anziani e proprio i più piccoli. Dell'infanzia. È stata una bella iniziativa perché i bambini di oggi saranno i cittadini del domani. E per la piantumazione degli alberi vogliamo che questi alberi crescano insieme a loro, che per il futuro, anche per l'ambiente. Si può dare il proprio contributo per il rispetto della natura e dell'ambiente con poco, con piccoli gesti quotidiani. Sì, sì. Noi vogliamo che questi bambini in questo ambiente devono avere loro cura dell'albero crescendo. Quindi curandolo, diciamo, sì, ovviamente assistiti, ma sì, prendendosene cura personalmente. Sì, sì. Ogni giorno, sì. Lo SPI nelle proprie manifestazioni
ha una maglietta con dietro scritto non solo per noi, ma per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ecco, mi sembra che l'iniziativa di oggi proprio raggiunga l'obiettivo di stare insieme ai cittadini di domani, che sperando che loro contribuiscano, ne siamo sicuri, con questa iniziativa a fare un mondo migliore, perché di fronte a un mondo così sottosopra la cosa migliore è piantare un albero e farlo fare da loro, insomma. E questo spettacolo di questa mattina veramente ci fa impegnare ancora di più come sindacato dei pensionati verso le giovani generazioni. Grazie a tutti per averci dato questa occasione importante. Stefano Landini, segretario nazionale dello SPI CGL, lei viene da Milano e ha trovato il calore del nostro sud, una iniziativa davvero importante per instillare nelle giovani generazioni, meglio proprio nei bambini, nelle classi appunto della scuola dell'infanzia, il seme del rispetto della natura. Sì, mi pare un'iniziativa importante che fa lo SPI in Puglia, intanto perché lo fa cercando di guardare ai cittadini del futuro, che sono questi bambini, lo fa insieme alle amministrazioni comunali. Insomma, lo SPI tenta di fare anche con queste piccole iniziative, ma significative, una ricucitura degli strappi sociali. Noi pensiamo che una comunità debba stare insieme anche con elementi significativi. Pensiamo a questa malattia che ha colpito gli olivi in Puglia, il fatto che si riprenda di un sindacato, si faccia carico simbolicamente, ovviamente, perché questo non risolve il problema, per continuare, per andare avanti, per far sì che un simbolo come l'ulivo sia un simbolo di speranza. Il fatto di farlo con questi bambini ci conforta sul fatto che possiamo costruire un mondo migliore, ecco. Romana Lippolis, assessore alla pubblica istruzione e ai servizi sociali del comune di Ginosa. Beh, ovviamente assessore al ramo, perché si stanno formando le nuove generazioni ed è bello vedere questa compartecipazione del mondo del volontariato e la compartecipazione appunto delle istituzioni, il comune nella fattispecie. Il comune è tenuto in questi casi a partecipare attivamente, è tenuto a livello morale, perché qui quello che vediamo oggi è uno scambio intergenerazionale fra gli anziani, fra il territorio e i bambini che rappresentano il futuro del nostro paese e del nostro mondo. E quindi trovo estremamente rappresentativa la giornata di oggi, in quanto la piantumazione di questi 12 ulivi è quello che, proprio all'interno di una scuola, è quello che rappresenta poi i bambini che crescono, che si prenderanno cura del nostro mondo, che vanno curati con attenzione. Raffaele Meo, segretario organizzativo di Taranto dello SPI CGL. Beh, noi vediamo tutte queste iniziative, però c'è un grande lavoro, una grande fatica alle spalle, perché non è facile mettere insieme le istituzioni, le realtà scolastiche, il mondo del volontariato, eppure il vostro impegno, la vostra determinazione, il voler credere in un mondo migliore partendo dalla natura, riesce in ogni comune a fare il miracolo. Il miracolo avviene perché intanto noi siamo aiutati in questo lavoro come SPI provinciale
da tutte le leghe nostre dello SPCGL che sono diffuse nel territorio, con le quali noi prendiamo contatto sia con le amministrazioni che con le scuole, e poi il risultato è quello che stiamo vedendo stamattina. Questa è una delle tante iniziative che noi stiamo facendo, ricorderete, lo abbiamo fatto a Pulzano, siamo stati a Martina, siamo stati San Giorgio, a Massafra, e continueremo la settimana prossima a Manduria, continueremo alla Terza, continueremo a Mottola, quindi c'è un impegno costante perché noi ci crediamo fortemente in questo impegno che noi diamo per avere un rapporto costante con le giovani generazioni, perché vogliamo che queste crescano nel modo migliore e non commettano gli eventuali errori che pure noi forse abbiamo commesso. Noi vogliamo un pianeta diverso, e questo pianeta diverso è possibile solo se le nuove generazioni hanno coscienza di quello che stanno facendo. Noi ringraziamo tutti quanti i bambini che sono stati bravissimi, adesso noi vi daremo una borraccetta di questa che servirà per portare l'acqua appresso, non porterete più le bottigliette di plastica, sicuramente le maestre ve l'avranno detto. Gianni Forte, segretario regionale della CGL, beh, dai grandi temi dell'ambiente, della grande industria, le tante problematiche che riguardano il territorio, ad una manifestazione bella, sincera, genuina, far sì che i bambini sin da piccoli imparino a rispettare l'ambiente. Eh sì, noi le vecchie generazioni abbiamo questo dovere di trasmettere una cultura improntata al rispetto dell'ambiente, perché siamo stati un po' improvvidi, nel senso che abbiamo pensato che le risorse fossero inesauribili, questo lo possiamo dire in un territorio come quello di Taranto, dove ahimè anche l'industria ha contribuito ad alterare l'assetto ambientale. E quindi le nuove generazioni devono appropriarsi di questo valore, di come si fa in modo che si inverta la tendenza, e quindi piantare un albero è l'esempio migliore che possiamo dare per acquisire questa consapevolezza che questo nostro mondo si può cambiare partendo appunto dal miglioramento delle condizioni di vita e ambientali. E si è conclusa questa splendida giornata con la consegna delle borracce, ma prima abbiamo visto la preparazione delle chiacchiarelle, delle appunto orecchiette. È bello vedere le mamme, le massaie impegnate, e poi anche i più piccoli, i bambini, ad imparare questo antico mestiere, questa antica arte. Un connubio degli anziani con i giovani, ecco, in tutti i sensi, all'insegna appunto di difendere la natura e di vivere secondo la natura, e così portando avanti anche le nostre tradizioni. Certamente, non si può pensare al futuro senza tener presente le tradizioni e il passato. Noi lavoriamo e cerchiamo di fare molti progetti insieme alla cooperativa del Centro Anziani. Siamo onorati e felici di trovarli sempre disponibili insieme a noi, e solo per questo si può piantare una speranza, si può credere in un futuro migliore, conservando le tradizioni e riuscendo a tramandarle ai più piccoli. Un momento di gioia, di soddisfazione per lo SPCGL di Ginosa. Sì, per noi sì, ci fanno crescere queste iniziative, perché i bambini di oggi ci aiutano per il futuro. E abbiamo qui Maria Dolorata Bianco, che
la presidente del centro polivalente per gli anziani, l'abbiamo vista insieme alle altre sue colleghe impegnatissima a creare orecchiette. Sempre, tutti i giorni andiamo in giro per aiutare i bambini, andiamo a dei disabili, andiamo a tutte parti. Dove chiamano, andiamo. E con queste parole si conclude questo nostro speciale Polifemo Eventi. Beh, i greci dicevano o mutos deloi, la favola dimostra. Questa non è una favola, ma è una realtà, una bellissima realtà di rispetto, certo, come dice la signora, di rispetto per la natura, per l'ambiente, con l'unione forte tra le generazioni.